Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. E allora subito in apertura scopriamo quali saranno gli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata. Sostegno ai territori devastati dagli incendi. Intanto Gianni propone lo stato di calamità. Riconosciute 3 nuove aree interne nella Toscana centro-meridionale. Dall'aula di Palazzo del Pegaso arriva il sì per il rendiconto finanziario 2021. Conti e costi del sistema sanitario. Ammonta a 50.000 euro il primo sostegno ai territori colpiti dall'incendio di Massarosa. La misura sarà possibile grazie all'approvazione della 7ª variazione di bilancio del Consiglio regionale, con il trasferimento dei fondi agli enti locali interessati, che avverrà con successivi atti. Intanto, il presidente della Regione ha proposto alla Giunta di prospettare lo stato di calamità per gli incendi di vaste dimensioni che hanno interessato la Toscana. Io ho proposto di prospettare lo stato di calamità per gli incendi che si sono susseguiti con vasta portata. Prima a Massarosa e a Camaiore, 860 l'area di ettari purtroppo andata distrutta dall'incendio. Vecchiano, 150 ettari. Poi quello di Cinigiano, che sappiamo arriva a superare i 700 ettari. Ma contemporaneamente vi sono tutta una serie di incendi sparsi, penso a Certaldo, penso a San Gimignano, penso anche a quello che è avvenuto a Firenze, e conseguentemente in questi piccoli incendi su cui non si è intervenuti con i Canadair e con gli elicotteri ma solo da terra, comunque complessivamente ho dato mandato agli uffici di studiare come si può prefigurare uno stato di calamità regionale che possa richiedere fondi a livello nazionale e possa contemporaneamente aprire attraverso Artea delle graduatorie per coloro che hanno avuto danni. Insomma, la Toscana ha subito pesantemente questa ondata di calore, anche perché siamo una delle regioni che ha avuto più caldo, e conseguentemente si è riversato il tutto sul fatto che l'area toscana è la regione più boschiva d'Italia. La superficie di boschi e macchia mediterranea in Toscana è la più ampia di qualsiasi altra delle 20 regioni italiane. Sono 3 le nuove aree interne della Regione approvate dal Comitato Tecnico Nazionale che la Toscana ha presentato alle autorità nazionali per il sostegno nella programmazione 2021-2027 della politica di coesione e dei fondi europei. Le 3 aree si trovano nella parte centro-meridionale della Toscana e sono Amiata Val d'Orcia, Amiata Grossetana, Colline del Fiora, Valdera, Val di Cecina, Colline Metallifere, Val di Merze ed infine Val di Chiana Senese. È una battaglia che in Regione stiamo portando avanti fin dall'inizio del nostro mandato, perché tutta la zona della Toscana centro-sud era rimasta esclusa nella prima programmazione nazionale 2014-2017 dall'inserimento all'interno della strategia nazionale aree interne. Cosa significa? Che questi territori adesso avranno un tesoretto di risorse da spendere su progetti per la crescita economica e sociale dei rispettivi territori, sulla base di priorità che non vengono imposte dall'alto, ma che nascono dalle esigenze che le comunità locali ritengono rilevanti per il mantenimento dei servizi e per la creazione, appunto, di crescita economica e più in generale per la coesione sociale. Sono circa 8 milioni per area, sia da parte statale che regionale, e più c'è la possibilità adesso per questi territori di poter concorrere sulla programmazione dei fondi europei in capo alla Regione a circa potenzialmente 100 milioni di euro. Quindi sono risorse davvero molto importanti, infatti i comuni ce l'hanno chiesto con forza di essere all'interno di questa strategia nazionale, e il governo ha recepito la nostra proposta. Finalmente anche lo Stato ha capito l'importanza della montagna, perché l'Italia ne ha tanta, in particolare la Toscana oltre il 50%, quindi bisogna fare qualcosa, perché se la montagna sta bene anche la città, nel senso che i boschi puliti non bruciano, i boschi puliti non franano,
quindi giusto avere tutte queste risorse. Queste risorse andranno ovviamente a bando, verranno in primis le unioni dei comuni, però anche i singoli comuni montani potranno partecipare. Quello che noi chiediamo è che ci sia la formazione per la progettazione, perché la maggior parte dei comuni non è in grado di fare i bandi nel modo giusto. Quindi un sostegno alla progettazione e alla semplificazione. Un'altra cosa che mi è piaciuta, che ha detto l'assessore Saccardi e che io avevo presentato in un ordine del giorno qualche tempo fa, è quella di dare un contributo, come fanno in Emilia Romagna, alle coppie che decidono di stabilirsi in un comune montano. Si parla di circa 30.000 euro, che potrebbe significare un nuovo popolamento e quindi ridurre lo spopolamento che fa male a tutti. Con 24 voti favorevoli, 14 contrari e nessun astenuto, l'Aula ha approvato a maggioranza il rendiconto per l'anno finanziario 2021. Il documento è stato illustrato in aula dal vicepresidente della Commissione regionale controllo, tra i temi affrontati anche i rilievi assunti dalla Corte dei Conti, da approfondire quello relativo alle indennità degli organi di staff delle strutture politiche di giunta e consiglio. Risultato di esercizio, il risultato amministrazione chiude con 346 milioni di positivo, c'è una tendenza anche al recupero di le vicende pregresse che sta continuando e che pone anche il bilancio della regione in terreno di sicurezza. Ci sono altre partite, quelle del costo del personale, degli investimenti che segnano valori di assoluta coerenza con quelle che sono le disposizioni normative. Sanità e partecipate, i due capitoli sui quali si è maggiormente concentrato il dibattito. La sottolineatura della Corte dei Conti fa riferimento al fatto che il trasferimento delle risorse alle aziende sanitarie avviene con a loro dire con un eccesso di ritardo. In realtà per alcune voci, soprattutto quelle legate agli investimenti, le risorse ovviamente vengono stanziate dalla Regione che magari contrae un mutuo per realizzare un ospedale o altre strutture sanitarie ed è chiaro che le opere di realizzazione richiedono anni e quindi poi le risorse vengono trasferite alle aziende nel tempo. Una delle situazioni che spesso la Corte dei Conti richiama, che è quella relativa alla Affidi Toscana, vede la Regione aver avviato un processo per l'uscita, no? La fuoriuscita della Regione da quella società e per far sì che Sviluppo Toscana diventi in realtà l'agenzia di sviluppo della Regione Toscana. In Commissione Controllo abbiamo esaminato come nostro dovere il rendiconto su cui si è espressa in maniera molto dura e molto netta la Corte dei Conti con il giudizio di parifica. Il disavanzo complessivo della Regione, nonostante migliori, resta il quinto in Italia, oltre 1,5 miliardi di disavanzo, ma soprattutto c'è un rapporto non corretto fra la Regione e le aziende sanitarie, in particolar modo la Regione acquisisce mutui che dovrebbe rigirare il sistema sanitario e in realtà trattiene i soldi costringendo le ASL o anticipazioni di tesoreria o addirittura a contrarre nuovi mutui, che vuol dire aumentare i costi. In più è emerso con forza un problema di regolamentazione del personale dipendente degli organi politici dell'amministrazione regionale su cui dovremo porre rimedio, peraltro con una legge ormai risalente nel tempo al 2009. Infine sono state poste in evidenza alcune criticità ritornanti sia dal punto di vista della gestione degli investimenti, perché ciclicamente alcune opere vengono messe nel piano degli investimenti ma in realtà non trovano mai attuazione, e soprattutto problemi relativamente sia al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio utilizzando dei fondi non corretti, ma soprattutto il rapporto con alcune società partecipate che presentano situazioni economico-finanziarie particolarmente complesse. È importante certificare il rendiconto di gestione, è l'atto più importante di un consiglio regionale che dimostra la salute finanziaria ed economica di una regione, che lascia autonomia alla politica di definire le proprie programmazioni, raggiungere i propri obiettivi, quindi un atto fondamentale, e credo che insomma la verifica e il controllo che fa la Corte dei Conti sia un atto dovuto, una legge che consente un duplice occhio fondamentalmente tecnico e politico, e credo che il passaggio in Consiglio regionale dimostri quanto poi la solidità finanziaria della nostra regione
ci mette nelle condizioni di presentarci in maniera strutturata e solida a una stagione, quella di settembre, dove servirà a assumere decisioni e responsabilità molto importanti per contrastare una crisi senza precedenti che sicuramente c'è nel nostro Paese. Molte partecipazioni proviamo anche a venirne fuori, dobbiamo consentire al mercato di avere delle opportunità di giocare una partita nuova, dove la Regione ha svolto negli anni un ruolo che magari oggi non le compete più per il cambio anche del mercato e della normativa. Nel contempo il quadro sanitario sta rientrando, diciamo, nei canoni della normalità dopo gli effetti del Covid che sono innegabili. C'è stata una parte di aiuto che è arrivata dal governo Draghi, fondamentale, e poi c'è, credo, un bisogno, una necessità, un equilibrio, tenere i conti in equilibrio. Questo è il dovere delle nostre aziende sanitarie, ma che credo che, insomma, in questi anni hanno dimostrato di saper fronteggiare una crisi, di mantenere un livello e uno standard alto dei propri servizi, e credo che questo sia comunque un elemento positivo per la nostra Regione. In questo momento fare una valutazione su quelli che sono i conti della Regione Toscana è un'impresa che più ancora del Consiglio purtroppo ha riguardato la Corte dei Conti, con le innumerevoli osservazioni che sono state mosse, specialmente riguardo le criticità legate al comparto sanitario che ha già sofferto duramente 2 anni, insieme ad esso tutti i cittadini che adesso si sono rivolti. E quindi credo che fondamentalmente il giudizio negativo non è espressione di una visione politica, ma oggettivamente di un'azione che è stata portata avanti in maniera, come più volte abbiamo detto, disordinata, delle volte poco concreta e legata a interessi e questioni che poco avevano a vedere con gli interessi primari che invece la Giunta avrebbe dovuto tutelare. E siamo stati pochi giorni fa ad ascoltare proprio le parole della Corte dei Conti, e per quanto riguarda il rendiconto abbiamo appunto sollevato tutte le stesse perplessità che abbiamo sul sistema delle partecipate, i costi della sanità, i derivati, la capacità di spesa, che, diciamo, ci lasciano alquanto perplessi. Vero è che il disavanzo sostanziale sta calando, ma al tempo stesso vediamo che sta peggiorando la situazione economico-finanziaria delle aziende sanitarie locali. Tutto questo ci lascia piuttosto preoccupati, anche e soprattutto per il sistema delle partecipate. Noi vorremmo una razionalizzazione che vada in armonia con quanto stabilisce il decreto Madia, ma in realtà non è così neppure per la Regione Toscana, anzi abbiamo ancora degli esempi di doppioni di partecipate. Noi tutto questo dobbiamo evitarlo, così come dobbiamo affermare forte e chiaro il ruolo centrale del Consiglio regionale, ed è per questo che è necessaria un'attività adeguata di staff che siano in grado di supportare specialmente l'azione dei consiglieri di opposizione in quella funzione di controllo che, praticamente, come ho detto in aula, è la sola che sostanzialmente rimane. Il tema sanità ha tenuto banco in Consiglio regionale non solo per i rilievi della Corte dei Conti, ma anche per quanto riguarda una riflessione sulle risorse da destinare al sistema sanitario. La Corte dei Conti ovviamente ha accolto, evidenziando che i conti sono in ordine alla sanità toscana, e mettendo in evidenza alcuni aspetti che attengono al modo in cui l'assessorato, la regione, attribuisce i fondi alle aziende, ma tutto attiene a una normale prassi di gestione delle relazioni tra aziende e assessorato. Altra cosa sono le risorse in generale per il sistema sanitario. Noi lo andiamo dicendo da tempo, sicuramente da dopo il 2019, e cioè che questo Paese ha bisogno di adeguare le risorse che si destinano al sistema sanitario rispetto a quelle che sono le percentuali di PIL che almeno la media europea. Questo è un tema che sarà anche tema di campagna elettorale, io penso vada fatto con forza, perché in questo si mette in difficoltà tante cose, a cominciare dal tema dell'eliminazione della spesa di personale. Il limite alla spesa di personale penalizza i sistemi pubblici come quello toscano. La Corte dei Conti di fatto ha ribadito quello che dai banchi dell'opposizione diciamo ormai da un po' di tempo: la sanità non ha bisogno di più soldi, o perlomeno non ha bisogno soltanto di più soldi, ha bisogno di spendere meglio i soldi che ci sono, i tanti soldi che ci sono, miliardi di euro che la Regione Toscana investe nell'ambito sanitario. Soprattutto c'è bisogno di un sistema migliore dove si possa fare programmazione, e la programmazione significa decidere prima dell'inizio dell'esercizio finanziario quanti soldi si destinano a un'azienda ospedaliera, ad una ASL o a un
centro comunque di spesa sanitaria. Se questo non avviene non ci può essere programmazione e quindi si continuano a fare i disastri che sono stati fatti in questi anni. Va cambiato il sistema più che continuare a mettere soldi nello stesso sistema sbagliato. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortese attenzione. Cronache e commenti torna la prossima settimana.